Allora, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto per essere tornato qui sul mio canale. Prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa essere sempre aggiornato con altri video tema tolkieniano, nerd e esoterismo. Oggi parliamo di Eowyn. So che dovrei parlare di Gandalf, che ancora non ho finito la compagnia, ma ho un po' di paura, quindi volevo parlare di Eowyn perché è un personaggio che mi piace tantissimo e anche perché dopo aver parlato di Faramir trovo che sia giusto agganciarmi a questo personaggio. Il personaggio di Eowyn è un personaggio molto rivoluzionario, soprattutto per l'epoca in cui è stato scritto il libro, perché in quell'epoca non c'erano molte donne che ricoprivano ruoli prettamente maschili e comunque se c'erano non è che erano molto ben viste. Un personaggio che potrebbe essere tra virgolette simile ma in un'altra opera è il personaggio di Peggy Carter di Capitan America, e anche lì non è che era molto ben vista una donna ricoprire un ruolo di quel genere. E ovviamente è anche molto rivoluzionario a parer mio per il tipo di mondo medievaleggiante che ha scritto il professore, perché comunque nel nostro mondo, nell'Europa, le donne non ricoprivano questo ruolo di guerriere, ma era un ruolo che si vedeva principalmente nelle regioni della Scandinavia. E quindi diciamo che il personaggio di Eowyn incarna benissimo un personaggio tipico della Scandinavia, un personaggio vichingo. Ed è normale perché comunque il professore si è ispirato ai scandinavi e ai vichinghi per rappresentare la popolazione dei Rohirrim, perché comunque le donne vichinghe erano molto forti, molto tenaci e diciamo che non rimanevano a casa durante una guerra a badare alla casa, ma piuttosto accompagnavano i loro uomini e facevano parte anche loro dell'esercito. E riflettendo spesso sul personaggio di Eowyn mi sono sempre chiesta: ma come mai ha deciso di andare in guerra? Come mai è partita? In un primo momento pensavo che fosse perché era stata bellamente frenzonata da Aragorn e allora ho detto va a suicidarsi. Però poi, rileggendo il libro con molta più attenzione, ho compreso che non è che partiva per amore. Il film principalmente ti fa credere che lei voglia partire per amore, sì, per suicidarsi perché Aragorn l'ha rifiutata, e anche perché, come dice lei, loro ti seguono perché ti amano. Ma principalmente parte perché proprio il suo animo è impavido, è forte, è tenace, è di una guerriera, e il fatto di dover rimanere a casa quando c'è più bisogno di azione concreta la fa sentire avvilita, la sminuisce e le fa odiare ciò che è, le fa odiare il fatto di essere una donna. Perché io dovrei rimanere a casa quando c'è bisogno di gente che è abile a combattere e combatte per cose giuste? E appunto per questo suo animo così forte, così guerriero e impavido, le sta stretto proprio il ruolo di donna, le sta stretto il suo essere donna. E il fatto che comunque è nata in una società in cui la donna è costretta a rimanere a casa durante la guerra e proteggere l'ovile, quando comunque nel suo profondo si cela un animo guerriero, le fa odiare ancora di più il fatto di essere segregata in condizione di donna che rimane indietro. E in questo suo animo così intraprendente si cela soprattutto tanta ambizione. È una donna molto ambiziosa, tanta ricerca di fama per sentirsi importante e libera, e conquistare questa fama può far sì che lei si senta libera dalle costrizioni sociali che la vedono rinchiusa in questa gabbia che lei vede attorno a sé. E secondo me in un primo momento vedeva questa sua liberazione attraverso l'unione matrimoniale con Aragorn. Sposare un uomo così potente
e così glorioso e così amato poteva renderla libera dalle costrizioni sociali, poteva renderla libera di essere la donna che voleva, libera di fare ciò che più voleva e desiderava, perché praticamente avendo il potere, essendo regina, poteva fare quello che voleva. Inoltre, a parer mio, partire per la guerra ha fatto sì che Eowyn potesse accettare la sua condizione di essere donna. E principalmente vedo questa sua accettazione durante la scena in cui affronta il re stregone dei Nazgûl, dove il Nazgûl rappresenta appunto tutte le sue oscure paure, la sua gabbia, perché comunque il Nazgûl rappresenta l'uomo possente, potentissimo, oscuro, malvagio, tutto ciò che lei, secondo me, sotto sotto un po' invidia e che vorrebbe essere, e grazie a lui riesce ad accettare se stessa, principalmente grazie alle sue parole, ovvero quando il re stregone le dice: sei pazzo, nessun uomo vivente può impedirmi nulla. Ma io non sono un uomo vivente, stai guardando una donna. Eowyn io sono, figlia di Eowyn. Tu ti ergi fra me e il mio signore dello stesso mio sangue. Battene, se non sei immortale. Via, o morente, ti trafiggerò se lo tocchi. Il fatto che dice "ma io non sono un uomo vivente, stai guardando una donna. Eowyn io sono, figlia di Eowyn", ha fatto sì che lei capisse in quel frangente quanto valesse, e il fatto sì di accettare se stessa, secondo me, le ha permesso di poter sconfiggere il re stregone, perché è riuscita ad essere sincera con se stessa, ad acquistare maggior forza di volontà per poter contrastare il male che si trovava davanti, e quindi a sconfiggere tutti i pregiudizi, tutte le sue paure che io ho voluto raffigurare tramite il Nazgûl, perché comunque sappiamo che per contrastare il male che vi è nel Signore degli Anelli bisogna avere tanta forza di volontà, e secondo me anche conoscersi bene, conoscere se stessi profondamente, i propri difetti, le proprie paure, i propri valori, così come io e la mia amica Nenia abbiamo parlato con riguardo ai portatori dell'anello, ti dà quella forza necessaria per sconfiggere il male creato da Tolkien. E sotto sotto il personaggio di Eowyn mi ricorda anche tanto Mulan, specialmente il film. Il fatto che lei riesce ad accettare se stessa in quanto donna e così ad essere molto più forte e quindi a sconfiggere il nemico. Disney? Hai qualcosa da dire? No, vabbè, sto scherzando, io amo Mulan tipo... Vabbè, dettagli a parte. E quindi la sua morte apparente che vediamo quando lei si accascia a terra dopo aver inflitto il colpo di grazia al re stregone equivale alla morte della vecchia Eowyn, legata alla sua frustrazione del fatto di non essere un uomo, e quindi alla rinascita della nuova Eowyn, più gloriosa, potente. E secondo me Eowyn si innamora di Faramir perché comunque lui la ama per com'è davvero, lui la ama per il suo animo forte, impavido, e grazie a lui lei riesce a vedere per la prima volta il cambiamento che è avvenuto dentro di lei, perché lui le mostra ciò che è riuscita a raggiungere e che ha sempre desiderato e che ha conquistato con la sua forza. Senza un matrimonio prestigioso è riuscita a ottenere la fama, la gloria che ha sempre desiderato, e quindi ad essere degna di essere messa al pari di un uomo. Una Eowyn, secondo me, ancora più grande, ancora più forte, perché comunque ciò che ha sempre desiderato è riuscita a conquistarsela da sé,
senza aver bisogno di nessuno. E questo lei prima non l'aveva notato e quindi è libera. Diciamo che all'inizio la molestia tra Eowyn e Faramir mi faceva un po' storcere il naso, perché proprio all'inizio pensavo: Eowyn, ma ti sei andata a prendere un rimpiazzo? Tu lo ami davvero a Faramir? Perché se prima eri fissata con Aragorn, come fai a innamorarti di Faramir? Grazie a Dio sono venute in mio aiuto le lettere del professore, che mi ha fatto capire e vedere meglio il loro rapporto, perché principalmente io la vedevo forzata come relazione, perché comunque si era basata su poche interazioni o comunque sul fatto che era molto veloce. Ma il professore nelle lettere ci dice che comunque in tempi di guerra le emozioni vanno molto più veloci. Comprendi cose che magari ti erano nascoste molto più rapidamente, cose che magari possono impiegarci mesi, giorni, anni, accorciano la tempistica e si manifestano molto più violentemente e precocemente rispetto a quando passiamo le nostre giornate nella tranquillità, perché comunque in tempo di guerra vai incontro a una situazione di incertezza. Io non so se tornerò mai a casa, e una persona che magari prima consideravo un amico, o che magari vedevo tutti i giorni e che non consideravo più di tanto, mi ritrovo a innamorarmi di questa persona che non pensavo neanche di provare certe emozioni. E la stessa cosa è successa anche a Faramir e Eowyn. Faramir si è accorto di essersi innamorato di Eowyn, così come ci sostiene il professore nelle lettere, perché comunque vivendo in una situazione di incertezza le emozioni sono molto più veloci, e quindi si è accorto di provare sentimenti di amore verso di lei. E ovviamente perché il professore non voleva stare a rappresentare un amore cortese dei romanzi rosa, ma un amore molto più terra-terra, molto più primitivo, come suggerisce lui nelle lettere. Devo dire che prima di arrivare a fare questa analisi ero un po' in alto mare, perché non sapevo cosa dire, perché trovavo il personaggio di Eowyn abbastanza complesso, abbastanza difficile da inquadrare, perché comunque secondo me ha mille sfaccettature, ha una psicologia molto interessante e molto complessa, e quindi avevo un po' paura ad affrontare il personaggio di Eowyn. Solo che poi, avendo fatto il personaggio di Faramir, mi sembrava scontato dover fare successivamente il personaggio di Eowyn. Quindi ho dovuto mettere le cose in chiaro, ma grazie alla mia musa sono riuscita a ricavarci qualcosa. Spero di essere stata chiara in questa analisi, spero che ti sia anche piaciuta, spero di non essere stata troppo femminista o troppo di parte, quindi spero che non ti abbia, diciamo, infastidito. Però comunque, se vogliamo mettere il personaggio di Eowyn, potrebbe essere considerato il primo personaggio letterario femminista? Cosa ne pensi tu? Fammelo sapere. E inoltre fammi sapere cosa ne pensi del personaggio di Eowyn, perché sono molto curiosa di sapere la tua opinione, perché mi fa sempre tanto piacere leggere i tuoi commenti e conversare con te, scambiandoci le nostre opinioni e idee. Ringrazio fortemente i miei Mellin di Brea che supportano il canale, vi ringrazio di cuore ragazzi, hanno le Mellinin. E ovviamente, se vuoi scoprirli, vuoi trovarli, trovi il link in descrizione. E se ti va, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video, e ti auguro una magica ed elfica giornata. Ciao Mellon, e grazie di essere stato con me anche oggi.